L'abbreviatura tra canti popolari e la puntuale rievocazione. Un appuntamento che torna a Montesilvano Colle grazie all'Associazione Culturale Amici che, dopo la pausa imposta dal Covid, ha voluto riproporre un'occasione di conoscenza della nostra tradizione. Allora, la Trescatura è la rievocazione della cosiddetta trebbiatura che si faceva fino alla fine degli anni 70. Si faceva con un trattore d'epoca, come abbiamo riprodotto noi, e con una macchina d'epoca di colore rosso, oggi è di marca Mansal di Legnano. È una rievocazione che facciamo soprattutto per le famiglie e per i giovani per far conoscere la fatica che facevano i nostri nonni a questo punto per ottenere il grano e quindi il pane quotidiano. È una bella cosa, l'abbiamo rifatta qui a Montesilvano nel quartiere Villa Carmine, abbiamo una notevole partecipazione, adesso c'è lo svolgimento della Trescatura e dopodiché questa sera si passerà qui vicino al pranzo presso la casa di campagna dell'amico Ottavio Mambella, ci sarà la rievocazione del menù. Tipico. Il lavoro che veniva ripagato grazie alla terra che sapeva restituire non solo i suoi frutti ma anche i momenti di convivialità e quella rete di rapporti che si costruivano anno dopo anno tra chi aveva l'opportunità di offrire il lavoro, il proprietario del terreno e il cosiddetto mezzadro. Si discuteva un po' sulle divisioni dei prodotti che si ottenevano non solo del grano ma anche durante l'anno, l'uva. E dopo un battibecco che durava alcuni minuti, finalmente con l'aiuto del fattore ci si metteva d'accordo e si iniziava la trescatura. E come termina questa giornata? Termina alla grande, questa sera tutti lì in campagna da me, saremo più di 200 persone con i bucatini e la trescatura, quindi pomodoro con il chicombro, come si dice in dialetto, e il pollo al forno. E un po' di vino? Vino e tanta musica. Buonasera!